Giovedì 12 dicembre 2019, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Continuiamo con la nostra rassegna dei vincitori dei Milano Storytelling Awards di quest'anno. Quest'oggi lasciamo un po' il comune di Milano, usciamo oltre il confine, ma ci fermiamo pochi metri più là perché andiamo a conoscere il vincitore del miglior comune della città metropolitana di Milano. Stiamo parlando del comune di Settimo Milanese ed è venuta a trovarci qui la sindaca Sara Sant'Agostino. Buongiorno sindaca. Buongiorno. Buongiorno, grazie mille di essere qui. Una nuova categoria anche nel Milano Storytelling Awards, quella appunto del miglior comune della città metropolitana, ma giustamente insomma Milano non è più Milano ferma al confine greco, ma Milano insomma, anzi forse andrebbe Si anche allarga. ben oltre forse città metropolitana, ma diciamo almeno ci vogliamo prendere appunto la grande Milano e abbiamo istituito questo nuovo premio, appunto, miglior comune della città metropolitana, dove poi migliore, vabbè, sta per realtà luogo del cuore, più affezionato, quello che, a cui siete più, che magari usate di più, perché magari siete degli city user, ormai ci sono anche i city user anche esterni alla città, perché insomma c'è un movimento avanti e indietro, e sta di fatto che Settimo Milanese ha vinto con anche illustri competitor all'interno della triade finale. Insomma, un premio che secondo voi come mai è arrivato questo premio a Settimo Milanese? Bah, innanzitutto un premio inaspettato, nel senso che abbiamo partecipato, ci avete coinvolto come territorio e devo dire che non ci aspettavamo di riuscire ad arrivare addirittura ad occupare il primo posto sul podio. Secondo me il motivo per cui Settimo si è aggiudicato questo premio è perché, come dicevi poco fa, è un po' quello che senti nel cuore, quello che hai dentro, quello che ti lega al territorio in cui, al di là della vita lavorativa, a volte spendi il tuo tempo migliore. Per cui, da questo punto di vista, Settimo è una città che ti offre la possibilità di avere una vita extra lavorativa molto intensa e molto densa e credo che sia il motivo principale per cui abbiamo vinto, perché non siamo un comune che si limita semplicemente a gestire la quotidianità amministrativa, ma siamo una comunità, non è semplicemente l'essere un comune, ma è proprio l'essere una comunità capace di coinvolgere e che ha voglia di fare insieme per la comunità stessa. Credo che sia questo il motivo principale per cui abbiamo ottenuto così tante preferenze. Mentre parlava di Settimo Milanese, ha usato il termine città. È una città, quindi, Settimo Milanese, non è più un paese? No, dal punto di vista urbano, urbanistico è una città. Poi le dinamiche in alcune occasioni sono ancora di paese, ma è anche un po' il bello di Settimo Milanese. Ci lega, diciamo, siamo ancora legati, rimaniamo legati alla caratteristica principale di Settimo Milanese, che è quello di essere un paese poco fuori i confini o le mura ai tempi della città di Milano. Distanza che sembra stata un po' il bene e anche il male, però, perché spesso e volentieri poi col fatto che siete tanto vicini alcune cose non si riescono a. Io faccio sempre l'esempio: so, non c'è la stazione dei treni perché non c'è neanche la ferrovia che passa a Settimo Milanese, perché sei così vicino che insomma ci sono frazioni che veramente a piedi sei in 3 minuti a Milano, cioè Baggio e Viaggio Cavour sono praticamente confinanti e attaccate. Però d'altra parte invece si è invece una distanza che a volte appunto può essere anche magari problematica. Però so che insomma in questi anni si è cercato davvero di avvicinarsi tanto alla città e mi viene anche da dire, forse in realtà a volte siete riusciti anche ad avvicinare la città un po' a voi, spesso e volentieri, non necessariamente voi dover andare alla città, no? No, questo secondo me è il movimento giusto che una città come Settimo Milanese deve fare. Non deve semplicemente rendersi disponibile a Milano, ma essere disposta anche ad accogliere delle istanze della città stessa di Milano o dei cittadini di Milano. Abbiamo la fortuna e la sfortuna di essere comune di prima cerchia e il confine con Milano praticamente è rappresentato nella stragrande maggior, nella, insomma, dal punto di vista chilometrico dalla tangenziale. La tangenziale, che ha i suoi lati negativi, però è quella che garantisce a Settimo di mantenere nel tempo la sua caratteristica di cittadina. È un po' confuso la città fortificata, no? Risulta un po' come le mura della città Se... fortificata. Sì, potremmo definirci ancora un po' un piccolo castello, Spazio. però
Però è anche quello che ci permette di avere delle peculiarità, di mantenerle nel tempo, di custodirle e di, anche mi sento di dire, un po' impreziosirle. Questo sì, perché se da una parte abbiamo la tangenziale, dall'altra parte abbiamo il Parco Agricolo Sud Milano, quindi ancora tantissime terre coltivate dalle 5 aziende agricole che lavorano e vivono sul nostro territorio e poi dalle aziende agricole dei territori limitrofi. Quindi da questo punto di vista credo che sia un po' nella sfortuna di essere così attaccati a Milano e così poco collegati con Milano, è la nostra fortuna, questo sicuramente. 5 aziende agricole che operano e lavorano sul territorio, quindi dove l'agricoltura non è più solo un ricordo o solo qualcosa di carino da vedere, ma è proprio un'attività che porta anche poi indotto sul territorio. Come si amministra appunto un comune che da una parte, penso anche, non so, la zona del Castelletto, avete dei data center di altissimo livello e dall'altra invece c'è ancora una forte vocazione agricola? Direi così, conviviamo e condividiamo, nel senso che se è vero che le aziende agricole occupano la maggior parte del nostro territorio, proprio dal punto di vista dell'occupazione Il del suolo. suolo, dall'altra parte siamo un comune che nelle aree periferiche non ha mai impedito, lo sviluppo delle piccole e medie industrie. Sicuramente abbiamo la fortuna di avere a Settimo Milanese il sito Italtel, OST, per cui abbiamo un polo legato alle telecomunicazioni che oramai risale davvero a tante Ah, decine, di anni fa, ed è stato un po' preso di mira dai realizzatori dei data center. Perché, questo lo posso dire perché poi me l'hanno spiegato, nel senso che non ci si spiegava inizialmente come mai ci potesse essere così tanto sì. interesse. Perché c'è qualcosa nel sottosuolo, giusto? Più che altro è che il terreno non vibra, Infatti. per cui siamo in una situazione sia dal punto di vista dello sviluppo meteorologico, sia dal punto di vista delle sconnessioni del terreno, siamo una zona che è molto ambita perché è in pianura, perché non ci sono scosse di terremoto, perché non ci sono particolari criticità legate a esondazioni, piuttosto che la capacità del terreno di drenare dovesse nel caso piovere tanto, per cui da questo punto di vista siamo un po' privilegiati, ecco, e ci hanno osservato in tanti e sono venuti negli ultimi Insomma, anni. Settimo Milanese è antisismica per natura, verrebbe da dire, no? Cioè, Sì. proprio è fatta così. Una città però di più di 20.000 abitanti ormai, no? Poco più di 20.000, 20.000, 20.000 sì. qualcuno. 20.000 qualcuno, sì. Tanti, un'esplosione è avvenuta poi negli ultimi anni soprattutto, nel senso che appunto intorno agli anni 80 erano sui 15, forse meno ancora di Meno. 15.000, meno ancora di 15.000 e poi insomma 10.000 negli ultimi 30 anni sono quasi, appunto, triplicato quasi. Chi sono, diciamo, i nuovi cittadini di Settimo e come far a passare con l'amore di cui parlavi prima per il territorio, per la città, a gente che magari viene da fuori, appunto, quindi non è legata come tante famiglie storiche al territorio? Secondo me Settimo è frutto di una scelta, perché le case a Settimo non sono così economiche come si potrebbe credere, perché siamo comunque fuori Milano, perché non siamo collegati in maniera forte e intelligente alla città di Milano con i mezzi di servizi, sì, con il trasporto pubblico locale, però Pubblico. secondo me è proprio la dimensione di Settimo fa scegliere Settimo come luogo in cui vivere, perché abbiamo tanto verde, perché abbiamo tante piste ciclabili, perché abbiamo tanti servizi e c'è tanta attenzione nei confronti della persona, o delle persone, o dei nuclei familiari, delle loro esigenze, ma non solo dal punto di vista delle fragilità, ma anche dal punto di vista della capacità di ciascuno di noi di essere portatori di bellezza. Io la penso un po' così, e il fatto che un cittadino viva o si senta coinvolto, perché poi alla fine è anche questione di lasciarsi coinvolgere e essere capace di coinvolgere, però se come persona tu ti lasci coinvolgere da quello che la città offre, a volte poi trovi anche lo stimolo per non solo vivere,
un servizio, un progetto, un'attività che ti viene offerta perché ci sono tante associazioni, perché c'è un tessuto di volontariato molto intenso, molto denso, ma a un certo punto dici, vabbè, però magari posso fare qualcosa anch'io. Questa è un'esperienza che noi abbiamo potuto sperimentare soprattutto negli ultimi 5 anni grazie all'apertura di Palazzo Granaio. Abbiamo messo a disposizione della città questo spazio che era chiuso da qualche anno ed era un po' il buco nero della città di Settimo. L'abbiamo messa a disposizione, abbiamo detto ai cittadini vi accompagniamo per un pezzettino, ma poi lasciamo che questo spazio sia davvero a vostra disposizione. Per cui è come se avessimo messo lì una casella della posta, ciascuno potesse mettere dentro la propria idea, il proprio desiderio e poi insieme abbiamo provato a realizzare tutto quello che i cittadini hanno portato. L'hai già accennato due volte, collegamenti con Milano. È usato anche dire non siamo collegati in maniera intelligente, hai detto proprio così. Non so se ti è scappato No, no, oppure se lo concludi veramente. Ed è un pensato. tema effettivamente che torna spesso, la vita politica di Settimo, la sua vita specialmente torna sempre e non si riesce però a trovare, diciamo, non dico una soluzione, ma una quadra, un modo proprio intelligente appunto di gestire le cose. Perché? Quali sono? Spieghiamolo per una volta per tutte quali sono, perché so che poi è uno dei mantra, no, per cui i cittadini continuano giustamente a richiedere sempre più servizi, ma non si riesce. Qual è il tema? Qual è il problema? Allora, il problema è che la città metropolitana, l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, la neonata agenzia, sono appunto alle origini. Città metropolitana deve per forza di cose avere un inquadramento normativo che le permetta di essere quello che anche semplicemente in Europa è una città metropolitana. E oggi la città metropolitana di Milano ancora tutti questi strumenti non li ha. Detto questo, C'è chi Milano. paventa già l'idea di fare una città-regione, infatti, c'è Sì, chi c'è parla di. chi va I nostri amici di oltre. Milano Città-Stato Oh, dicono sì, di pensare, no? ho sentito e ho ascoltato in maniera molto interessata, la proposta di quello di addirittura di arrivare direttamente alla Milano città-regione, Città-regione, esatto. infatti. Però, secondo me, quello che dobbiamo un po' desiderare tutti come amministratori è quello di avere il coraggio e la forza di sederci intorno a un tavolo e di arrivare a prendere una decisione. Non girarci intorno, non pensare che le cose si debbano ancora risolvere perché devi risolvere un problema della tua città, perché oggi, se è vero che esiste la città di Settimo Milanese e ha ragione di esistere la città di Settimo Milanese, non possiamo più pensare che la città di Settimo Milanese possa bastare a se stessa. Dobbiamo per forza di cose uscire dalla logica del paese centrico, paese centrica la logica, ma pensare che i migliori risultati si raggiungono oramai nel momento in cui siamo capaci, abbiamo voglia di metterci in connessione col territorio che ci sta accanto. E questo, se non sbaglio, già avviene ad esempio con alcune funzioni, ad esempio con il comune vicino di Cornaredo. So che avete fatto delle, non so come si chiamano, mi viene delle joint venture, delle convenzioni, per cui Convenzioni. appunto, nel senso, mettere insieme le forze per gestire meglio il territorio, no? Sì, condividere buone pratiche, strategie, risorse e capacità. Secondo me questa è la strada migliore. Banalmente ho comunicato attraverso un editoriale ai cittadini di Settimo Milanese che a volte si fa un po' fatica a pensare che ci sono oggi 93 persone che si occupano di tutto il territorio e di tutte le 20.000 persone. E quando dico 93, però comprendo in queste 93 anche chi si occupa delle pulizie, comprendo anche i 14 agenti di polizia locale che oggettivamente hanno un ruolo che è ben specificato e ben delineato anche dalle normative, sia quelle nazionali che quelle regionali. Quindi da questo punto di vista non ci sono così tante persone che portano avanti quella che è la vita amministrativa e burocratica di tutta la nostra città. Allora, la possibilità di sedersi e di condividere, secondo me, è la cosa migliore, è la cosa più giusta a fare, perché è vero che oggi tanto passa attraverso l'informatica, attraverso tutte le nuove strumentazioni tecnologiche online, però oggettivamente dobbiamo anche riconoscere quello che è il bisogno quotidiano di ogni singolo cittadino. Sei diventato ancora sindaco da poco, nel senso che Sì. appunto questa primavera ci sono state le elezioni, secondo mandato da sindaca di Settimo Milanese.
Com'è stata la seconda volta? È stata sicuramente diversa, una bella campagna elettorale, coinvolgente. Avevo più paura perché comunque quando ti candidi per il secondo mandato, metti molto in discussione te stessa, nel senso che è vero che poi il sindaco non è mai da solo, c'è una giunta, c'è un consiglio, c'è la struttura, ci sono i cittadini, che fanno ognuno la loro parte, però è proprio è come se, non so, è come se venisse data l'opportunità al cittadino di giudicare il tuo operato, perché poi dopo il sindaco oggettivamente è la rappresentazione di quello che di tutto il lavoro che è stato fatto nel corso degli anni, nonostante il sindaco non possa ovviamente né muoversi da sola né Siamo tantomeno lavorare una da sola. repubblica da sindaco presidenziale. No, non è così, è No, vero. non è così. E qual è il giudizio? Vabbè, comunque è stato nella maggior dei casi positivo, nel senso che Sì, sì. vabbè, anche siamo in democrazia, quindi basta uno che più degli altri dice sì, e quindi il sindaco rimane in carica oppure cambia. Che cosa hanno premiato secondo te i cittadini? Il fatto che ci abbiamo messo la faccia tutti i giorni del precedente mandato, cioè ci siamo assunti la responsabilità dei ruoli che abbiamo ricoperto. E ci siamo stati, anche quando abbiamo dovuto prendere delle decisioni a volte magari contrastate anche dai cittadini, però come dico sempre. Ognuno porta il proprio bisogno, il proprio pezzetto. Quando un'amministrazione deve prendere una decisione, invece la deve prendere per la totalità dei cittadini. Allora, anche quando un cittadino viene e mi porta una sua fragilità e io all'interno del mio lavoro quotidiano provo a cercare una soluzione per quella fragilità, so che se dovessi trovare la soluzione, non la trovo solo per lui, ma la trovo per tutte quelle persone che in un modo o nell'altro vivono, potranno vivere. O hanno vissuto in passato la loro fragilità e non l'hanno potuta veder sostenuta. Secondo me è un po' questo. Siamo quasi in chiusura, allora in chiusura lascio la domanda che si fanno da 30 anni i cittadini settimanesi, non di più. Metropolitana, questo che insomma è uno di quei mantra che anche quello. Le faccio, la stessa domanda la faccio anche al tuo collega di Mucinasco, ormai da qua da 5 anni, quindi Sì. ormai anche lui è abituato a rispondere, con differenza che però voi parliamo di due linee in realtà, non solo una. Non Sì. mi fate mancare niente. No. Anche perché ricordiamo che uno dei pochi comuni messo per traverso, mi viene da dire, no? Sulla Sì. cartina, va da nord a sud, settimanese invece che andare da est a ovest, da ovest a est, va da nord a sud. E quindi appunto si fa un bel tocco di periferia di Milano. Ma prolungamento dell'M5, prolungamento dell'M1, tutte e due interessano comunque più uno per l'altro, ma comunque tutti e due il territorio di Settimo. Qualcosa si sa, cioè qui si sente sui giornali che ogni giorno sembra essere quello buono, ma poi non succede mai nulla. Allora, il prolungamento della metropolitana 1 ramo Bisceglie in realtà è stato approvato e settimana scorsa, una decina di giorni fa, c'è stata un'assemblea pubblica a Baggio, quindi municipio 7, dove l'assessore Granelli è venuto a presentare e poi ha chiesto anche la partecipazione dei comuni limitrofi, quindi c'era sia Settimo che Cesano Boscone, perché il prolungamento parte, è stato finanziato, adesso mancano le risorse, quelle chiamiamole territoriali. Ci si avvicina, insomma, la linea non ci tocca e non ci coinvolge ancora, però E si sicuramente si fermerebbe avvicina. a che altezza? Si Quartiere fermerebbe? Olmi, Quartiere Olmi, quindi all'imbocco della tangenziale, più o meno. sì, più o meno lì, esatto. Dall'altra parte la Viola, quindi la Metropolitana 5, ha un progetto, è stato presentato ed approvato un progetto che prevede il prolungamento sia verso nord che verso ovest, Sì. quindi Settimo, quello verso nord è stato già finanziato, quello verso ovest invece è attualmente ancora fermo e privo di finanziamenti. Sarà comunque, il progetto c'è e prima o poi il finanziamento sono certa che arriverà. Diciamo che non ho una prospettiva di sviluppo della metropolitana così limitata come il mio mandato, per cui da questo punto di Né l'una vista, né l'altra, mi sa. No, dopo magari no, l'altra forse vedi l'altra secondo la me posa della prima parte. ruspa, la vedi, la Secondo prima me ruspa che il buco l'altra, lo vedi. sì, secondo me E l'altra parte. vabbè, avrai un po' questa cosa come la Moratti che fece partire la linea 5, però l'aprirono gli altri, vabbè, veramente. Fa niente, Spero ti invitino comunque nel momento in cui la apriranno, Speriamo. se mai.
Allora, vero, siamo arrivati in conclusione. Una cosa che ci tenevo però prima di chiudere è questo. Tu hai detto appunto ci mettiamo la faccia e siamo sempre presenti, però immagino che sia sempre più complicato essere presenti perché anche solo lo strumento che siamo noi, Facebook così, è uno strumento per cui uno pretende che tu ci sia giorno e notte, basta che ti ho scritto un messaggio, non necessariamente diretto, magari l'ho scritto sulla palcheca di un mio amico, ma pretendo che tu lo legga. Come si fa a gestire una situazione del genere? Ma soprattutto anche immagino la gente che ti chiami per avere appuntamento, per venire a parlare con te, cioè sono 20.000 persone, insomma, non credo, e tu sei sempre solo una comunque. Sì, però all'interno dell'amministrazione siamo in tanti, siamo in sette, tanti no, siamo in sei, quindi ognuno segue la propria materia a seconda delle deleghe distribuite. Secondo me la cosa importante è essere onesti e schietti, nel senso che non si deve necessariamente dire sì, guardi, lei ha ragione, adesso le risolvo il problema quando sai già che non puoi risolvere quel problema. Devi far capire il motivo per cui non puoi risolvere il problema. La faccio il sindaco a tempo pieno, sono in un'aspettativa non retribuita, perché secondo me fare il sindaco oggi ha bisogno, richiede tanta presenza, perché è vero, oggi tendenzialmente si pretende. Bisogna far capire che non si può pretendere, bisogna esserci, però se c'è il sindaco vuol dire che dall'altra parte c'è anche una città che risponde ed è per questo che secondo me il concetto di comunità, per cui è una, come se fosse una comunità circolare, no? L'economia circolare, la comunità circolare, secondo me l'importante è riconoscersi all'interno di qualcosa che ti può contenere e nel momento in cui ti contiene tu sei un portatore. Hai iniziato facendo il sindaco che non sapevi cosa facesse quasi un sindaco. Sei proprio iniziato Sì. da For Dummies, mi immagino il libro, quelli gialli dove ti insegnano. Ormai, insomma, secondo mandato, quindi lo sai fare. Lo rifaresti? Quindi bilancio positivo. Assolutamente sì. Grazie Perfetto, allora io davvero ti ringrazio tantissimo, grazie a voi, mille a Sara Stamostino, grazie. sindaca di Settimo Milanese, e complimenti ancora per aver vinto il Milano Storytelling Awards di quest'anno come miglior comune della città metropolitana. Grazie, grazie a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento ritorna domani sempre qui con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.